Bene, due attori in scena a interpretare dialoghi di celebri film, poi colonne sonore eseguite dal vivo, un'orchestra di 40 elementi e una serie poi di testimonianze. Il tutto aveva come filo conduttore evidentemente la solidarietà. Una serata con tantissima gente, ieri sera in Gran Guardia a Verona, dove c'ero anch'io, per cui vi sintetizzo un po' che cosa è accaduto. Così come un viaggio di neppure due ore attraverso il cinema, la musica, le parole, le immagini. Un viaggio che però voleva portare in luoghi veri, con testimonianze e storie di vita vissuta, là dove l'Opera Don Calabria, un gruppo di medici e di infermieri dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, portano un sostegno concreto a bisogni di vita. In terapia antiretrovirale. Un progetto che va avanti da molti anni in un'area poverissima del Brasile, Marituba, dove è stato realizzato un ospedale per quasi 200.000 abitanti e dove viene impiegato personale sanitario locale dopo un percorso di formazione sul posto e anche all'ospedale di Negrar. In tanti collaborano su tutti, due specialisti dell'ospedale Sacro Cuore, Giancarlo Pomari, pneumologo, Claudio Bianconi, primario, neurologo. Le vie che attraversiamo assomigliano allo snodarsi di un immenso intestino. E dopo Marituba, l'Africa, Luanda, Angola, paese ricco di materie prime ma poverissimo di diritti, quello primario, la salute, quasi una irraggiungibile meta per la maggior parte della popolazione. Malnutrizione, tubercolosi, AIDS. Luanda, 2 milioni di abitanti, là c'è l'ospedale Divina Provvidenza e c'è l'aiuto dei medici del Sacro Cuore. Dunque due progetti che sono realtà. Un bilancio di ciò che è stato fatto e il cosa si farà, raccontato a Verona, città solidale. C'è tanta gente che ci vuol bene, no? Ma c'è Verona solidale, c'è Verona che sente l'input missionario e quindi nel nostro caso essere non solo presenti in Brasile ma anche a Luanda, in Angola, con il progetto sanitario è molto importante e ci sentiamo davvero onorati. Per me io direi che è una grazia del Signore. E in tanti hanno risposto all'appello, sala gremita, dicevamo, spettacolo vero. In scena due bravi attori con monologhi e dialoghi tratti da celebri film. Camilla Zorzi, che ha ideato l'evento e ne è stata regista. Gianni De Lellis, interprete che ha reso profonda l'emozione delle parole. Ogni ricerca che un uomo svolge su se stesso, sui rapporti con gli altri. Così come hanno emozionato quelle sequenze da film, Fellini, Tornatore, Benigni e poi Hollywood, le colonne sonore. 40 elementi d'orchestra, la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, col maestro Marco Pasetto che ne è a capo da molti anni. Per loro non servono tante parole, sono sempre più bravi. Ecco tutto.